Benvenuti ad un'altra puntata di Q&A, il nostro botta e risposta. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi ospite il notissimo eh, magistrato dottor Francesco Saverio Pavone. Grazie della sua presenza, Prego. dottore. Ecco, lei è stato magistrato per anni, da pochissimo, da pochissimo in, in pensione. E innanzitutto le faccio una domanda a Bruciapelo, com'è la vita da, da pensionato? Ottima, direi, perché... Finalmente si, si pensa solo al passato per quelle che sono le, strate, le soddisfazioni avute. Si sta tranquilli, senza grosse preoccupazioni. Cioè, si, si riesce a fare quello che magari per anni avrebbe voluto fare, per colpa del lavoro, non si, quelle cose che Beh, non si riescono a fare. Per la verità è proprio così. Infatti mi sto dedicando un po' a studiare, non perché ne abbia bisogno o mi serva qualcosa, ma giusto per completare quelle conoscenze che spesso durante il lavoro per gli impegni ho dovuto trascurare. Ma poi in genere si dice che uno i primi due o tre mesi eh, magari una persona cerca di fare così, di sfruttare le occasioni che gli si, si prospettano, poi magari dopo qualche mese uno torna a fare lavorare, consulenze. Lei... No, guardi, noi magistrati quando andiamo in pensione. Potremmo essere, anzi, siamo, potremmo volendo iscriverci all'albo degli avvocati ed esercitare la professione. Certo. A me non mi passa neanche per la testa un'idea del genere, pur essendo una buona professione, per il semplice fatto che dovrei cambiare mentalità e quindi ragionare in termini diversi da come ho fatto fino ad oggi. Capisco perfettamente. Senta, eh, dottor, eh, dottor Pavone, lei è stato eh, PM eh, nel, nel, per un sacco di anni, insomma, nel, nei famosi processi contro la mano del Beretta. Ci vuole raccontare un po' quell'esperienza professionale? Sì, io prima di essere pubblico ministero sono stato giudice istruttore, e eh, quindi proprio in quella funzione ho avviato le indagini sulla Mala del Brenta, la cosiddetta mafia del Brenta, iniziata questa indagine nel 1986 e conclusasi nei primi mesi del 1993. È una sentenza storica, ma questo lo dico non per una questione di vanto personale, ma è una sentenza storica perché per la prima volta... La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso in una regione diversa da quelle tipiche della mafia, vale a dire Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, e soprattutto formata da soggetti non provenienti da quelle regioni. Quindi sotto questo profilo, in questo senso, è stata una sentenza storica ed è stata mantenuta ferma anche nei successivi gradi di giudizio, laddove in tutte quelle propagini che si sono, in cui si è svolta tutta l'attività processuale. Senta dottore, prima magari di, di approfondire questo argomento, M mentre lei parlava, eh, diciamo, mi sono soffermato sulla, sulla sua vita, no? cioè lei mi diceva in fuori onda prima che, Ehm, viene da Taranto ecco, al di là di quello che significa laurearsi in giurisprudenza e, e fare l'esame diciamo, per diventare magistrato ma cosa vuol dire fare il magistrato? Beh, fare il magistrato è un impegno eh, diciamo non eh, lieve nel senso che è una professione che ti, intanto ti impegna quotidianamente e non in orari specifici di lavoro, ma diciamo è quasi un avere un qualcosa addosso che non si stacca. Non ci sono orari di lavoro, sono impegni eh, di turni nei giorni festivi e poi soprattutto c'è una grossa responsabilità. E questo forse è l'aspetto più grave e nello stesso tempo anche più soddisfacente di questa attività professionale. Senta, ma lei si ricorda il momento che ha deciso di intraprendere questa carriera? Cosa è scattato a lei? Un senso di giustizia, una voglia diciamo di affermare se stesso e di dar, rendersi utile per la collettività? Che cos'è che è nato? Ma no, guardi, io ho iniziato, ho avuto l'intenzione di fare questa carriera iscrivendomi all'università perché avevamo degli amici di famiglia che erano magistrati e sa quando si è ragazzi 14, 15, 16 anni queste figure che sono sempre state di forte rilievo sociale hanno una certa attrattiva diciamo che è partita con questa considerazione poi mi sono iscritto all'università in giurisprudenza e il mio desiderio era quello di fare il magistrato e ci sono riuscito insomma. e quindi poi da, diciamo, dal sud è venuto qui a lavorare sì, io prima di fare il magistrato ho fatto un altro lavoro, comunque sono arrivato a Venezia perché prima di vincere il concorso di magistratura avevo vinto quello da cancelliere e sono capitato a Mestre per mera combinazione e ci sono rimasto. Poi dopo ho fatto il concorso in magistratura e poi ho fatto tutta la carriera professionale qui a Venezia e tranne l'ultimo periodo che sono stato procuratore a Belluno. Ho capito benissimo. Senta, eh, quindi torniamo al discorso del, del processo della Malde Brenta. Eh, che, che sensazioni, che percezioni si vivevano in quel periodo lì? Perché in effetti l'Italia eh, diciamo, parlava uh, di questi eventi e c'era un susseguirsi quasi costante, continuo di, diciamo, di atti delittuosi. Qual è, qual è il clima che lei ha vissuto, cioè, anche a livello emotivo, personale, anche per il ruolo che svolgeva in quel periodo lì? Perché poi è durato, come diceva lei, parecchi anni. Eh, guardi, quel processo è stato un processo molto impegnativo, è partito eh, diciamo quasi in sordina perché io essendo giudice istruttore non l'ho iniziato io ma sostanzialmente sono intervenuto con, allora, con il vecchio codice 40 giorni dopo i primi arresti e sostanzialmente è stato un processo molto impegnativo perché? Perché si trattava di operare intanto in un ambiente molto omertoso tipico di quello proprio mafioso e soprattutto perché è stata un'indagine complessa più che altro per aver dovuto mettere insieme come una sorta di puzzle tutta una serie di fatti e circostanze che visti in maniera smembrata facevano intendere, facevano capire qual era la provenienza delittuosa ma non era mai stata chiarita in sede processuale. Quindi sostanzialmente è stato un impegno gravoso e lo dimostra il fatto che nonostante tutto e nonostante ci siano stati, parlo del primo processo maniero, ci siano stati oltre 100 arresti, è stata un'indagine che è durata oltre 5 anni. Sì, dottore, ma diciamo, secondo lei come mai? Lei parlava prima del riconoscimento da parte della Corte Costituzionale... Eh, diciamo, Cassazione. Del... La Cassazione. Dell della Cassazione eh, dell'associazione diciamo, dell a delinquere di stampo mafioso per il Veneto ma secondo lei come mai questo radicamento straordinario perché in effetti la, la cultura della mafia al sud è una cultura diciamo, atavica che deriva diciamo, da, una, da una gestione, da certi, da certi rapporti sociali, come mai secondo lei si è radicata in Veneto questa cellula questo, questo virus diciamo così all'improvviso diciamo che sostanzialmente eh, Maniero ha avuto diciamo dei buoni contatti, per non dire dei buoni maestri, quindi ha un po' mutuato da queste persone che ha frequentato negli anni, parliamo di Malavita Milanese, c'era Mario Plinio Dagnolo, i fratelli fidanzati che erano noti mafiosi che erano stanziati a Milano e dirigevano il traffico della droga, ha avuto rapporti con elementi della Camorra, quindi sostanzialmente ha mutuato diciamo, diciamo, questi comportamenti che però eh, erano già forse nel suo carattere, nel, perché è riuscito sin da giovane a imporsi, a mettere su una banda molto nutrita di delinquenti e quindi partiti con reati contro il patrimonio, soprattutto rapine miliardarie, poi si sono come dire, buttati sul traffico della droga, che io ho sempre definito ne, per il secolo scorso l'affare più lucroso della malavita organizzata. Senta, mi, mi faccio una confidenza, ma quando lei faceva il giudice istruttore, analizzava le carte, eh, inevitabilmente eh, è venuto a conoscenza proprio dei dettagli delle più, diciamo, più intime delle scelte diciamo, dei condannati. Eh, Come ha valutato Felice Maniero? Guardi, eh, ovviamente in un'ottica eh, criminale, eh, Felice Maniero è stato sicuramente un delinquente molto intelligente, capace di organizzare eh, non solo i colpi che ha portato a termine con, diciamo, con una certa maestria delinquenziale, ma è stato soprattutto un buon organizzatore. Quindi è riuscito anche per questo carisma che ha acquisito, perché anche la famiglia non è che fosse diciamo, di provenienza buona, quindi dico nel senso di pregiudizi penali, quindi intorno a lui si sono come dire, eh, organizzati questi soggetti. Tenga presente che il padre Ottorino... Era noto come uno dei più grossi ricettatori del Piovese e quindi, intorno a questa figura che gestiva un locale pubblico, si sono come dire, aggregate tutte queste persone, questa malavita. Lui è riuscito ad emergere un po' forse per l'ignoranza dei suoi accoliti, un po' perché forse aveva capacità eh, organizzative ed intellettive abbastanza sviluppate probabilmente se non si fosse dedicata al delitto sarebbe stato, che so, in qualunque campo sarebbe stato un buon soggetto. Quindi, diciamo, dimostrava capacità manageriale, usiamo, Sì, perché, sì aveva questa capacità adesso. di organizzare, di dividere. Infatti lui, prima unico, episodio, unico caso, perché qui stiamo parlando di malavita locale organizzata in maniera mafiosa, lui era riuscito ad avere un controllo del territorio. Quantomeno per Venezia e Padova, totale, per cui non si vendeva droga se non fosse di sua provenienza. Quindi diciamo anche una gestione anche territoriale. Diciamo, della... Un controllo del territorio molto ferreo e quindi era difficile sgarrare, perché i pestaggi qualcuno lo abbiamo accertato, ma quando si arrivava ai soggetti in questione c'era un'omertà. Che non aveva nulla da invidiare a quella siciliana o campana. Giusto? Se da diciamo, nel frattempo è, è stato anche scortato perché aveva ricevuto minacce particolari o perché comunque era un'attività di prevenzione? Che comunque... No, per la verità, è la, è il mio servizio di scorta, che ha avuto inizio il 3 agosto del 1989 ed è durato per circa 17 anni. Eh, beh, io avevo sempre messo in conto che ci potessero essere minacce o situazioni di odio nei miei confronti, perché forse sono stato più che eh, diciamo aggressivo, sono stato molto incisivo in questa attività di indagine, non solo in occasione di questa indagine riguardante la mafia del Brenta e quindi sono stato messo a conoscenza di questo progetto di attentato ai miei danni dai carabinieri. Io immaginavo, stavo sempre attento, mi guardavo intorno ovviamente ogni volta, però non, uh, minacce dirette non ne avevo mai ricevute. Senta, secondo lei Felicetto Manero può essere diventato così potente anche eh, non solo per il carisma ma anche per appoggi di strutture, diciamo, esterne? Al suo entourage diciamo, di conoscenze eh, oppure perché eh, tutti sappiamo che spesso, anche se poi magari certi processi non, sono, non hanno potuto dimostrare, che c'è una tendenza comunque della collusione, collusione almeno nelle regioni meridionali, della, della mafia con la politica. Secondo lei, qui. Ma guardi, noi di questo non ne abbiamo avuto contezza, né lui ha, ha confessato quando è diventato collaboratore col secondo processo a suo carico. Di collusioni con la politica intesa come politica in senso stretto, pubblici amministratori, ha avuto episodi di corruzione. Abbiamo avuto un magistrato di Roma che è stato arrestato, abbiamo avuto un funzionario, un poliziotto e un carabiniere. Qualche altra collusione è, è emersa, però non essendo diretta con. Commessa da lui, diciamo, lui non, ha, non si è sbilanciato più di tanto. Comunque diciamo che è riuscito, per quello che era il suo intento, di corrompere quei soggetti che potevano dargli informazioni sulle attività di indagini. Lui non ha avuto bisogno, come dire, di avere per quello che abbiamo accertato ovviamente collusioni con pubblici amministratori perché non ci risulta che abbia ha Esercitato alcune attività imprenditoriali, sia pure riciclando denaro provento di delitto e quindi forse non aveva neppure bisogno di questo. Ecco, senta. Poi lei passiamo ad, un, ad argomento: eh, so che, è stato, che era amico di Borsellino e Falcone, che cosa si ricorda diciamo, di quei Beh, momenti? Guardi, io eh, ho conosciuto Falcone, diciamo, abbiamo avuto un, un rapporto. Di cordialità, Borsellino l'ho visto una sola volta, diciamo è una conoscenza più che un'amicizia. Praticamente eh, alcuni colleghi, eh, tra cui ricordo l'attuale presidente della Corte d'Appello di Firenze, Margherita Cassano, la procuratore aggiunto Boccassini di Milano, la eh, collega Silvia Della Monica che poi ha intrapreso un'attività politica, avevano organizzato. Richiamandosi a comportamenti in precedenza attuati per la lotta contro il terrorismo, una serie di incontri tra pubblici ministeri e giudici istruttori perché questo avviene, se non ricordo male adesso l'epoca precisa non la ricordo, comunque intorno al 1985 per scambiarci informazioni sulla criminalità organizzata perché sostanzialmente la limitazione circondariale delle procure non consentiva indagini di ampio spazio, era una sorta di DNA anticipata. E noi ci siamo incontrati per una, un anno circa, tutti i mesi, con questi colleghi, eravamo una quindicina, 15-16, e tra questi colleghi uno dei partecipanti era Giovanni Falcone. E io l'ho conosciuto in quell'occasione. Abbiamo avuto un buon rapporto di colleganza, di, diciamo pure di amicizia, perché poi si stava insieme una giornata, oltre agli scambi di notizie, si finiva per pranzare insieme, sospendere un po', fare due chiacchiere, pigliare il caffè, quindi c'è stato questo rapporto diciamo, di cordialità. E, e quindi devo dire che quello che mi rimane del ricordo di Falcone è quello di una. Persona diciamo, quasi modesta, cioè, a fronte di un magistrato che già allora andava per la maggiore per le sue capacità professionali, se uno non sapeva chi fosse e lo vedeva in mezzo a noi, sembrava che fosse l'ultimo di noi, perché non ha mai dato dimostrazione di voler dire, sia pure di un, po di un poco: io sono più bravo di voi, o sono più capace di voi. Abbiamo ha preso molto dalle sue esperienze, questo sì. E purtroppo quella esperienza è finita perché tutto questo è avvenuto a spese nostre e ci incontravamo ogni volta in una città diversa, organizzando ognuno di noi lo incontri, l'ho organizzato a Venezia, l'abbiamo fatto a Firenze, l'abbiamo fatto a Torino e altre città. Poi purtroppo è tutto decantato perché, insomma, tra gli impegni e la spesa, non indifferente, un membro del Consiglio superiore, che era venuto a trovarci in un'occasione, se non ricordo proprio a Torino, aveva promesso un suo interessamento, quantomeno per il rimborso delle spese, e poi non se n'è fatto nulla. Evidentemente interessava poco questa attività, che poi, proprio per l'intuizione di Faltone si è finita per concludere con l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia intorno al 1991-92. Che poi di fatto comunque evidentemente questi incontri che facevate erano embrionali per questo... Sì, era per passaggio. avere conoscenze che altrimenti non avremmo avute, esatto. perché eh, lei capisce la, la criminalità organizzata normalmente ormai è transnazionale. Noi non riuscivamo neanche a avere quella... La conoscenza nell'ambito della regione perché ogni procura andava ovviamente per conto suo e aveva la necessaria riservatezza che ci imponeva il codice per cui non è che si potesse propagandare quelle che erano le indagini. Però erano elementi utili e così, insomma, questo è stato il motivo per cui ci siamo conosciuti con Falcone. Ecco sento, quando, quando si era ammazzato lei distinto cosa ha pensato? Guardi, io eh, l'avevo detto, inizialmente non lo sapeva nessuno, poi l'ho confidato alla sorella Maria in un incontro, in una conferenza che abbiamo fatto all'Università di Monaco di Baviera negli anni 2000, se non ricordo male. Io proprio quel giorno in cui eh, Falcone è stato ammazzato, eh, io dovevo incontrarmi con lui a Roma per un semplice motivo. Nel procedimento a carico della Riviera del Brenda, dice chiamiamolo così, eh, io avevo fatto un arrogatorio in Argentina nel mese di marzo del 92 ed ero stato lì 11 giorni perché eh, ero stato per, ad interrogare eh, Gaetano fidanzati, eh, Pandolfo Antonio e poi un certo Saverio Morabito che era stato arrestato insieme a Pandolfo Antonio e che ci poteva dare qualche indicazione sui collegamenti anche con l'andrangheta che sono stati, non ne sono emersi per la verità con Maniero. E sono stato lì 11 giorni in attività di indagine, di interrogatorie e roba del genere. E sostanzialmente, siccome scadevano i termini della carcerazione preventiva, perché eravamo col vecchio codice che di anno in anno veniva prorogato. Avevo chiesto a Falcone proprio in virtù di questa nostra conoscenza, cordiale conoscenza, e allora lui era direttore generale agli affari penali a Roma, e avevo chiesto se mi poteva dare una mano perché l'Argentina non mi mandava gli atti Ed erano, io sapevo che erano quasi mille pagine di documenti. E dico poi li devo tradurre, ah, il rischio di far mettere tutti fuori. E lui avevo chiesto e eh, mi aveva invitato e dice vieni il 23 che era un sabato di maggio così ne parliamo se non che eh, il caso ha voluto che il giorno prima la segreteria di falcone mi ha chiamato e ha detto guardi consigliere può venire mercoledì per, eh, perché il dottor falcone ha un altro impegno e non vi potete incontrare io ho detto va bene eh. Poi al pomeriggio verso le 6, siccome era tutta la mia famiglia scortata, quando è arrivata la polizia con, portando qualcuno della famiglia a casa verso le 6 e mezza, sono venuto a conoscenza di questo purtroppo delitto che mi ha lasciato insomma, basito, non saprei dire come, perché sono stato fino a luna di notte a vedere tutti i telegiornali sull'episodio. E quindi è stato un grande dispiacere non solo per la conoscenza personale, perché Falcone era anche venuto qui, prima ancora, o nel, o nel periodo che ci eravamo conosciuti, perché era venuto al centro di indagini criminali per alcune perizie su alcune armi che erano state usate in omicidi e in quell'occasione c'era stato un altro incontro, anche se io stavo allora sempre in... Ufficio Istruzione e l'incontro avvenne in Procura della Repubblica. Ecco, senta, oggi si dice tanto che la giustizia non funziona, non si riesce, uno ha i propri diritti, non riesce a farli valere. Ma guardi, eh, la giustizia che non funzioni è sempre stata così. La giustizia è sempre stata considerata la cenerentola dei ministeri. Cioè non è mai stato investito più dell'1-2% del bilancio dello Stato nell'attività di lotta contro la, la criminalità in genere o la mafia, se vogliamo parlare delle regioni più eh, dove c'è questo tipo di criminalità. Bene, eh, il problema è che eh, secondo me la giustizia talvolta non funziona anche per un altro motivo, che è la stessa politica che non vuole farla funzionare, perché una, politica, una giustizia che funziona dà fastidio alla politica. Se lei dice che i politici hanno paura Beh, di essere sa. incriminati. Di I essere... politici che abbiano o non abbiano paura, questo è fisiologico, tutti possiamo avere paura di chi ci può privare della libertà, chi ci può privare del patrimonio. Il problema è che loro non sopportano il controllo della legalità. Vogliono avere le mani libere per fare quello che vogliono, dimenticandosi che in uno Stato di diritto... Insomma, tutti i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, di chiunque, di qualunque soggetto che sta in uno Stato, che vive in un ordinamento giuridico, sociale, deve rispettare le leggi, quindi questo riguarda non solo i comuni cittadini, ma anche i rappresentanti delle istituzioni e questi no, non sopportano questo controllo. A proposito di questo, si è parlato, approfitto della sua presenza, di, di sentenze a orologeria riguardo Berlusconi o strumentalizzate per, secondo lei, mh, questa Ma cosa guardi, può essere vera? Questo o ve è il modo di ragionare dei politici, non è, perché se noi dovessimo fermare le indagini o le attività giudiziarie per ogni appuntamento politico non, non faremmo nessun processo perché sostanzialmente adesso, negli ultimi anni i governi sono stati più o meno stabili, ma non ci dimentichiamo che una volta si votava ogni due anni, ogni tre anni ogni, cadeva un governo all'anno, per cui se avessimo dovuto ragionare in questi termini non si dovrebbe fare mai alcune indagini. E questo è il sistema, a parte il fatto vede, che poi al, per l'opinione pubblica che magari ignora come funzionano le cose... Può apparire anche credibile questo, diciamo, dire, questo dire giustizia e rolenceria, ma si dimentica che se magari oggi viene emesso un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare in prossimità, delle elezioni o prima o dopo, sostanzialmente si dimenticano che quel provvedimento è stato richiesto mesi prima e che magari è intervenuto in quel momento perché quelli sono più o meno i tempi della giustizia, che poi coincidono con una eh, scadenza politica o di, ele di elezioni. E' una, una fatalità, una, una conseguenza. E' una fatalità, diciamo. ma eh, dottor Pavone, adesso che è in pensione, comunque anche durante gli ultimi anni diciamo, della sua carriera professionale, le è mai capitato di eh, rivedere mentalmente processi fatti magari vent'anni prima, trent'anni prima, con la luce dell'esperienza poi acquisita dopo? Ma guardi, io soprattutto i processi che mi hanno impegnato di più, in linea di massima li ricordo quasi tutti come se fosse ieri. Ho, devo dire che non ho mai avuto nessun ripensamento sulle decisioni prese, perché sono state prese tutte secondo scienza e coscienza e ovviamente in buona fede, senza malanimo e né eh, diciamo, favoritismi. Tant'è vero che le devo dire che nonostante la mia conclamata dagli avversari, chiamiamola così, durezza, eh, io ho sempre avuto il massimo rispetto da parte di chi ho avuto come imputato e indagato. E questo mi è stato dimostrato e detto soprattutto da molti di questi condannati quando sono diventati collaboratori e quindi si sono un po' aperti. Non le dirò che proprio un, più di un mese fa ho trovato uno di questi condannati a oltre 30 anni, incontrato per caso in un locale pubblico, si è fermato e mi ha salutato, io ovviamente ho ricambiato. E, diciamo il, se non avesse sapendo che era in pensione quindi non c'era neanche piangeria avrebbe potuto far finta anche di non vederlo. o addirittura se avesse avuto malanimo dirmi qualche cosa o minacciare anzi si è comportato educatamente e, e io ho risposto e, e quindi per dire che mi è stato riconosciuto Perlomeno questo modo di agire che non è stato mai di angheria nei confronti di chi ho avuto sotto indagine. Senta, dottore, siamo in chiusura. Eh, L'ultima domanda: la giustizia esiste? Ma guardi, la giustizia umana è indubbiamente fallace, non è quella per chi ci crede divina che è infallibile. Però, insomma, ci sono delle regole che vanno rispettate e quindi nei limiti di quelle regole la giustizia in linea di massima si può dire sempre giusta, il giudice può sbagliare, l'errore del giudice, come dire, può essere rimediato con le impugnazioni, però per quello che a me risulta, io non ho conosciuto colleghi che abbiano mai esercitato e ne ho conosciuti tanti in quasi oltre 40 anni di professione e quasi 50 anni all'interno dell'ordine giudiziario che abbiano agito con malanimo abbiano agito per scopi personali forse Venezia sarà, eh, dove sono stato sarà stata un'isola felice ma io di questi colleghi personalmente non ne ho mai conosciuti e per come li ho visti agire posso dire che sono stati tutti ottimi colleghi Benissimo, allora io, io desidero ringraziare la dottor... Eh... Francesco Pavone per la sua disponibilità, eh, per la sua partecipazione in questa trasmissione e eh, per essersi messo in gioco con, nel rispetto delle regole del QA nel nostro eh, botta e risposta. Ecco Quindi ringrazio veramente e sinceramente il dottore eh. della sua disponibilità, ecco, saluto il nostro ospite e, e diciamo invito i nostri telespettatori a fare una riflessione. Eh, ci sono persone che eh, dedicano la loro, la loro vita alla giustizia con l'impegno di edizione. Non bisogna diciamo, sparare per forza a zero contro magari certe situazioni, magari anche un po' pompate eh, dai mass media. Ho avuto piacere di invitare il, il dottor Pavone proprio perché è giusto dare anche un senso alla misura di certe cose. Un caro saluto a Vincenzo Lovino e il dottor Francesco Savero Pavone da QA Botta e risposta.